arrivati a Nairobi. Sono le 7, siamo atterrati questa mattina alle 4. Ora siamo venuti in centro città per prendere il bus e dirigerci a Narok, dove poi cambieremo e arriveremo al Masai Mara. Il primo impatto all'Africa è sempre abbastanza forte. Abbiamo anche due aiutanti che ci aiutano a portare i bagagli e le valigie che destineremo alle donazioni, più lo zaino di Erika alla grande. Dicono stare attenti qui, soprattutto ai borseggiatori, non girare nelle ore notturne, meglio stare all'occhio. Erika, com'è? Le persone super carine, gentili, scompiglio iniziale, però dai, viviamo questa avventura alla grande. Siamo riusciti a prendere il primo matatu che ci porta a Narok. Finalmente usciamo dal centro di Nairobi, particolarmente caotico come sempre, come tutte le grandi città africane. Tra gente che ti vuole vendere ogni tipo di cosa. Adesso ci aspettano 3 ore di viaggio, poi cambieremo il bus e arriveremo alle porte del Masai Mara, dove domani avremo il nostro safari. Siamo parecchio stanchi perché praticamente ieri mattina siamo usciti di casa alle 8:30 e adesso sono le 8:30 qui e non abbiamo ancora dormito praticamente. Questo perché normalmente voliamo con Egypt Air, che ha questi voli serali e poi notturni che ti portano giù e praticamente ti catapultano qua in Africa la mattina presto. Ci sta, perché poi comunque il primo giorno magari è un giorno di ambientamento in cui si fanno queste 3, 4, 5 ore di pullman e ci si porta nel posto dove svolgere l'attività in modo da partire subito forte. 3 anni fa avevo fatto la stessa cosa in Uganda. Faticoso, però una volta che non hai problemi di stomaco sostanzialmente è tutto sopportabile. Ecco, ci siamo arrivati a Narok. Adesso stiamo cambiando, probabilmente faremo un'auto condivisa e saremo al Sekenani Gate. Abbiamo comprato la merenda, 2 manghi, un avocado, del pane. In un supermercato di Narok. Arrivati al Masai Mara. Ora ci stanno accompagnando all'hotel. Hi, lì. Hi there. Ormai sono le 3 di pomeriggio. Siamo in giro da ieri mattina alle 8:30. Ci facciamo una doccia, mangiamo e poi andiamo a dormire, perché domani mattina ci ho già detto che il safari inizierà verso le 5. Eccoci qua dove dormiremo stasera. Letto con zanzariera da verificare. Resta un po', diciamo, alla buona. Siamo praticamente alle porte del Masai Mara. Ci hanno dato una piccola cucina dove cucinare il nostro riso. Erika intanto prepara un'insalata. Te la immaginavi così l'Africa? Qui dove siamo ora, vicino al Masai Mara, è bellissimo, mi piace tantissimo. E sì, me lo immaginavo così. E in città? Disordine, casino, povertà. E come in Sud America? Molto molto peggio, cioè qua veramente vedi la miseria. E infatti non capisco perché le persone vadano via dalla campagna, perché qui si sta ancora bene. Stiamo visitando questo villaggio. How did you make it? How old? 20 years. Is possible to visit inside? Inside. This one. This one. Ah. This is my wife. Questa è la sua casa? Come here. C'è tutto odore di fumo. Sempre un pannellino. Oi, Jumbo. Hi. Hi, nice to meet you. Guarda che bei orecchini. Yeah, Masai. Masai? You are Masai? Yeah. Baba. It's nice to meet a Masai. Yeah, Masai. Hello. Hello.
Nice to meet you, America. Vedi, queste case sono fatte col fango. Col tetto praticamente è fatto di legno con sopra degli strati, ma non so se è fango, forse addirittura sterco. Hello. Praticamente hanno costruito anche questi recinti con questi rami. Sono dei recinti fortuna che credo funzionino più o meno. Questo è il recinto delle capre, dove penso che le tengano per la notte. Abbiamo appena finito di dare i regali a tutti. I bimbi sembrano molto soddisfatti. Più o meno tutti hanno ricevuto qualcosa, vediamo. Sì, qua c'è chi ha fatto scorpacciata. Anche qua scorpacciata di vestiti alla grande. Prima notte, primo blackout. Ora ci siamo sistemati dentro il nostro letto con la nostra zanzariera, ecco che si vede. Domani mattina sveglia alle 5:30 e ci aspetta il grande Masai Mara, il primo safari di Erika, eccola qui. Yeah, un po' distrutta ma domani andremo avanti. Eccoci, buongiorno. Ciao. Masai Mara, ore 5. Abbiamo dormito quasi 10 ore con la nostra doppia zanzariera. Adesso ci facciamo una bella colazione, ci scaldiamo dell'acqua con il nostro elettrodo e fra una mezz'oretta partiamo per il nostro safari. Ora piove, ma qui in Africa è normale che di notte piova. Speriamo comunque smetta per quando dobbiamo uscire e speriamo che la giornata sia buona, alla grande. Eccoci, partiti, ore 5:30. Adesso entriamo nel parco e entro un'ora dovrebbe arrivare il sole. Prime luci dell'alba. Sì, più forte. Siamo sulla linea dell'equatore, ma comunque la mattina fa abbastanza fresco. Ricapitolando, siamo arrivati ieri sera qui al Sekenani Gate, che è uno dei 5 gate del Masai Mara. Abbiamo fatto un po' una tirata, ma io consiglio comunque di arrivare al gate, dormire in uno dei campi tendati, comunque erano dei bungalow, in modo tale che la mattina, visto che si parte molto presto, sei già lì e quindi devi fare praticamente strada zero. Ovviamente devi entrare nel parco, e da quando entri nel parco, quando arrivi ai primi animali, ci passa circa un'oretta. Vabbè, poi la mattina comunque non è il massimo per fare le foto, devi aspettare comunque intorno alle 8 o alle 9 per avere una luce abbastanza decente. Ecco i bufali. Buono, abbiamo visto i bufali, siamo alla ricerca dei 5 animali considerati i Big Five: bufalo, leone, rinoceronte, leopardo, elefante. Dovremmo essere nella zona del leopardo. Speriamo di vederli. Non si vede bene, ma c'è la gazzella morta e sopra il leopardo. Procediamo. Sono circa le 8 di mattina. Ho altri animali anche qua. Mamma mia, guarda come sta mangiando la carcassa. Erika ha avvistato i leoni. Ecco, sentiamo il ruggito dei leoni. Penso che sia per allontanare gli uccelli dalla carcassa. Quattro leoni che si leccano. Siamo scesi adesso al Mara River per vedere ippopotami. Qui fanno il bagno, qui riposano. No,
fortunati, adesso è uscito anche un po' di sole, speriamo di avvistare qualche altro animale. Hai un bel pelo, eh. Abbiamo preso questa Jeep con il nostro driver Erika e abbiamo dato 170 euro per tutto il giorno, che comunque è una tariffa abbastanza buona. Poi c'è l'ingresso al parco che sono 90 euro a testa, quindi circa con 170 euro a testa si fa questo giro. Felicissima. A mezzogiorno stiamo prendendo un temporale, ormai diciamo la giornata è quasi finita. Dopo 6 ore di safari siamo più che soddisfatti, abbiamo visto praticamente tutti gli animali tranne i rinoceronti. Adesso mi sta piovendo dentro. Dico, aspetta che ti chiudo la... Thank you. Dobbiamo prendere un matato intorno all'1:30 che ci riporta a Narok, poi stasera dormiremo lì. Abbiamo un'ora e mezza prima di arrivare a Narok, dove ci sistemeremo per la serata. Abbiamo già avuto esperienza con un buon supermercato dove si trovano prodotti abbastanza di qualità. Cercheremo come al solito di farci dare un fuoco dall'hotel e così riusciamo a cucinarci anche stasera. Erika è dietro in buona compagnia. Ciao.